Buongiorno, professore. Beh, sono pronti o no i risultati degli esami del corpo di quella ragazza? Calma, la gatta presciolosa fece i gattini ciechi. Ciao. Signorina Carmen. Dica, professore. Dica a Mazzetti di preparare i referti di quella ragazza morta l'altro giorno. Ci abbiamo qui con noi il giudice Bonifazi. Come stai? Bene, grazie. E tu? Sono stanco. Anch'io. Senti, allora mi puoi anticipare qualche cosa su questa ragazza? Aveva due belle dettine quella povera figlietta. No, ora andiamo a sentire, vieni. T'è passata la stitichezza? Sì, con le prugne cotte. Bella cura mi hai dato. Io sono contro le medicine, lo sai. Adesso ti dico come sta cosa. Per qualcuno la stitichezza è solo un motivo per passare ore e ore chiuso dentro il cesso, perché il cesso è l'estremo rifugio dove l'intimità combatte l'ultima battaglia contro il grande casino sociale che c'è all'esterno. Omo, dalla merda venivi e la merda ritorni, grazie al progresso, l'anima dei mortacci sui. Concordi, giudice? Sì, concordo. Chi ce l'impone la civiltà industriale? Agnelli e Marx? Il paperino dove lo metti? Mazzetti, arrivano sti referti? Professore, ho qualcosa per te. Che? Caccia e pesca. Che puzza. No, è soltanto un po' frollato. È un gabbiano morto che contiene un pesce morto. C'entra con l'inchiesta? Beh, forse no. O forse sì, chi lo sa. Uccisi dagli spurghi della fabbrica di profilati plastici Plast, società per azioni, disoneste. Presidente l'ingegner Santenocito. Non è un costruttore? Anche. Tra l'altro è riuscito a far spostare i confini della Cassa del Mezzogiorno per costruirsi la fabbrica a spese dello Stato. Ho capito, e tu cerchi di fregarlo con l'inquinamento. Ma non sei un po' fissato? Fissato io, e se me lo mangiavo quel pesce? Magari. Lo vedi? Te la prendi tanto con il progresso che avveleni i cittadini, ma poi tu che cosa fai per impedirlo, eh? Io dei cittadini me ne infischio, perché ogni cittadino aspira a diventare industriale e avvelenatore del prossimo, ma voi altri magistrati non l'avete ancora capito che questo popolo italiano nel nome del quale sentenziate non merita un cacchio? Continuate, continuate a difenderlo. Beh, chi merita, merita, e chi non merita sarà stangato. Ah, mo minaccia, perché noi non meritiamo, vero? Che ci vorrei fare, Robespierre mio? Tagliarci la capoccia a tutti? Per voi medici soltanto pene pecuniarie, soffrirete molto di più. Battuta volgarissima, non ci fa ridere, vero Mazzetti? Prendi quel pollo e mettilo in frigorifero. Ah, senta, ne mettavi una coscia per il professore. Ecco i referti. Fa vedere. Fermo che non ci capisci niente. Il decesso è da collocare tra la mezzanotte e le due del mattino. Il collasso cardiaco in seguito a percosse è escluso. Si è trattato di colpi violenti, ma non mortali. E allora com'è che è morto? Ora vediamo. Analisi sui residuati intestinali e renali. Alterazione dei tuboli renali, cioè? È morta per uso eccessivo di oppiacei. Droga? Perché se non moriva l'avresti incriminata? Ma che faceva questa ragazza? Beh, si esplicava. Mignotta? Insomma, che genere di oppiacei? Bisognerebbe fare una gascromatografia. E falla, professore, falla. Mi potresti dare il tuo parere sulla meccanica della morte della ragazza? Ma, solo un'ipotesi. Forse non è morta nel suo letto. Qualcuno ce l'ha messa dopo morte. Perché no? È possibile.